Siamo in Campania, nella provincia di Salerno e a Capopalinuro, frazione di Centola. La località prende il nome da un personaggio dell'Eneide, il mitico Palinuro, nocchiero della flotta di Enea, e dal porto che inizia la nostra escursione e sullo sfondo i monti del Vallo di Diano. Ed è qui che inizia il sentiero del falco. E sullo sfondo le propaggini di Monte Bulgaria e Palinuro. E sullo sfondo i monti innevati di Monte Scuro, Colle della Beda, Monte Sagro e Scanno Chiuso. E qui siamo giunti alla torre fortificata chiamata Batteria del Prodese o Torre del Fortino. Le torri che si trovano sul promontorio di Capopalinuro furono edificate a scopo difensivo fin dal Medioevo per contrastare attacchi pirateschi dal mare. E sullo sfondo Punta Quaglia e la Grotta Azzurra. È il faro di Capopalinuro. Ed ora stiamo scendendo verso Punta della Quaglia e davanti a noi Torre del Fortino che abbiamo visitato poco fa e sullo sfondo le saline di Palinuro. Ed ecco Torre Tauriello o Torre di Punta Quaglia. E qui siamo a Cala Salvatore. E qui ci troviamo in zona di Punta Iacco e sullo sfondo il promontorio che degrada verso l'isola di Licosa. Ed ecco il faro di Capopalinuro e sotto di me Punta Spartivento. È la stazione meteorologica di Monte d'Oro, 188 metri sul livello del mare. E sullo sfondo innevato Monte Sacro e davanti Centola.
Capo Palinuro e da quest'altro versante invece abbiamo Marina di Camerota con la Baia degli Infreschi. È il Monte Bulgaria, 1224 metri sul livello del mare. E qui siamo a Cala della Lanterna. È la stazione meteorologica di Monte d'Oro. È il fortino di Monte d'Oro, fu progettato e realizzato dal genio militare francese nel breve periodo della Repubblica Partenopea, che va dal 1805 al 1815. Primo novembre 1811 ci fu un attacco combinato delle truppe borboniche e della flotta anglo-sicula. L'esercito di Murat riuscì a respingere vittoriosamente l'assalto. Il fortino fu al centro di un altro storico evento, infatti durante i moti pre-risorgimentali del 1828 Palinuro fu protagonista della rivolta della gente cilentana contro la tirannia borbonica e tra le mura del fortino fu letto il proclama dei rivoltosi e l'anno successivo furono fucilati. E sono i ruderi del castello della Molpa. È l'arco naturale e lo scoglio del Mingardo, che più tardi andremo a visitare. Sono le scogli davanti a Marina di Camerota e le spiagge di Cala Finocchiara e Cala del Cefalo e Torre Cala Fetente. E sotto di noi Cala Fetente. E sembra Gig Robot d'acciaio e la stratificazione delle rocce è stupenda. E sullo sfondo Punta Mammone. E poco fa stavamo lì ed ora iniziamo la discesa per tornare al luogo di partenza. Scende nella pineta. Diventa più scurrile. Ed eccoci giunti all'arrivo. Ed eccoci all'arco naturale, che naturalmente è protetto, e qui c'è la grotta dell'arco. E stanno effettuando dei lavori di messa in sicurezza per la prossima stagione. E questo è lo scoglio del Mingardo. E con questa immagine termina il video.